ragazzi, una bontà. Oggi facciamo un dolce con la pasta. Non ci credete? Sarà buonissimo, ve lo dico io, ve lo garantisco io. Faremo una banana split rivisitata con la pasta. Una sfida proprio. Allora, ingredienti. Pasta, vermicello numero 4 liquori. Poi banane mature, cioccolato fondente, zucchero semolato, rum, panna fresca, burro, lime e acelli di vaniglia. Siete pronti? Apriamo cosa che facciamo? Subito cuociamo la pasta. Uno si domanderà, ma questo vuole fare la pasta con un dolce, la banana split, ma che vuole fare? Che vuole fare? Ora faccio vedere io. Allora, butto un po' di pasta, poca, un paio d'etti, eh? Ok, acqua in piena ebollizione. Appena si sta ammorbidendo, che fate? Subito! Dai, l'affogiamo un pochetto, così. Abbassiamo leggermente. Ma adesso abbiamo un 8 minuti per fare la nostra ricetta. Una cosa che non vi ho detto è che ho il gelato al cioccolato dentro al frigo, perché questa ricetta, sapete perché cosa lo sto facendo? Per festeggiare la giornata mondiale del cioccolato, il 7 luglio. Ci abbiamo banane, eccole qua. Allora, quando le cerchi mature, se trovano mai, se trovano mai. Ci sono quelle banane che girano per casa, marroni, che sono da gialli diventano marroni. Oggi ho queste qua, però è abbastanza matura, vedete, non è una banana acerba. Quella matura perché, uno, la leviamo di mezzo, la usiamo, quindi recuperiamo la banana matura. E due, perché la banana matura, ragazzi, non a tutti piace la roba moscia, però quella è più dolce, no? A noi serve una crema di banana aromatizzata con rum e vaniglia, quindi cioccolato fondente, poi il rum, la vaniglia, ragazzi, accoppiata vincente, in un pentolino o in acciaio antiaderente metto un po' di burro, poi lo faccio fondere leggermente, piano piano, perché sennò poi dicono i pasticceri, vedi, stai bruciando il burro, perché qua c'ho gli amici pasticceri che poi non mi guardano, non osservano. Metto la banana, così. Però che cosa ha la banana? Ha un problema, diventa spora, si ossida subito. Quindi che facciamo? Massaggiamo il lime. Più lo massaggiamo, più succo esce. Quindi, vi insegno una cosa. Taglio il lime in questa maniera, perché così esce più succo. Questo qua l'ho imparato quando vado in giro. Rubo con gli occhi, spremo il succo di lime. Così aiutiamo a non farlo ossidare troppo questa banana. Piano piano facciamo saltare questa banana qui con questo burro, questo succo di lime. Aggiungiamo un po' di zucchero, poco poco, perché avremo un gelato al cioccolato che è fondente, ok, bello amaro, non quella con lo zucchero, bello amaro, ok? Quindi ci sarà questo contrasto, la banana che già per se stessa è un frutto dolce, con lo zucchero ancora di più, e gli daremo, guardate qua, un'altra cosetta. Ho un bacio di vaniglia che gli darà uno sprint che non finisce mai a questa banana. Allargo, vedete, lo apro così. Mi raccomando, adesso parliamo di queste cose, ormai ce l'hanno tutti, anche all'interno della grande distribuzione hanno i baccelli di vaniglia, vendono. Però ci sono baccelli e baccelli, ci sono questi, belli, cicciotti, profumati, morbidi, e poi ci sono tante volte, mi è capitato anche a me, di comprare quelli che sono tutti quanti rinseccoliti, così brutti, invecchiati. Quindi cercate di vederli, insomma. A noi ci serve bello, morbido e cicciotto questo baccello, che ci saranno più semi, sarà più facile aprirlo, perché se no non riuscite nemmeno ad aprirlo e lo pagate lo stesso uguale. Quindi mi raccomando, non buttiamo i soldi. Faccio un fuoco, c'è la banana con la vaniglia, il succo di limone e il burro. Il fuoco è veramente medio, è a 6, quindi è una temperatura leggera. Aggiungo adesso un po' di panna, così, perfetto. Non la mettete tutta quanta insieme, aspettate, fate assorbire la panna dalle banane. Controlliamo la pasta, la dobbiamo cuocere, non è che poi dobbiamo mantecarla, quindi la pasta va cotta, ancora al dente, altri 2 minuti. E adesso assaggiamo. Delicato, però con un punto di acidità dato dal lime. Adesso tolgo. E che facciamo? Abbiamo 2 modi. O la frulliamo, quindi abbiamo quella crema liscissima, se vi piace. Però noi abbiamo anche il gelato al cioccolato che è liscio, cioè è una crema in fin dei conti. Quindi io direi, fate così, forchetta. Così rimangono dei pezzetti, schiacciata così con la forchetta. Ok, guardate che belli tutti i puntini neri della vaniglia.
Perfetto. La pasta, come ho detto prima, deve essere cotta. Proprio già si vede che è cotta. Quindi faccio già dei nidi. Vedete, c'ho un mestolo traforato, così esce l'acqua. E poi la metto, la dispongo qui, così che si scola, si deve incollare. Quindi si deve un attimo... la pasta incollata. Cioè, presente quello che non vorreste mai che accadesse? Beh, devo farla incollare. Allora, questa idea della pasta dolce, da che cosa mi è venuta? Mia madre la fa spesso. Fa questa pasta dolce, spennellata con lo zucchero e fritta. E che vuol dire, fa una bontà. Quindi la voglio riproporre pure a voi. È ancora umida, allora che cosa faccio? Essendo ancora umida, si attacca anche lo zucchero. Vedete? Così. Bella, abbondante. Quindi questo qua sarà proprio la parte croccante di questo dolce. La pasta, il nostro patrimonio italiano, no? Perché quando si parla di pasta, ragazzi, è Italia. Non c'è nessun altro posto al mondo. Nel frattempo che si asciuga la pasta, noi prendiamo già i piatti. E qui faremo due versioni, per i piccoli e per i grandi. Eccolo qua. A Mariuccio vediamo questo qua. Quindi metto subito la banana senza mettere all'interno il rum. Ok? Invece a noi che ci piace un po' l'alcol, ci possiamo mettere un goccetto di rum, ma proprio un'inezia, ecco così. Eccolo qua. Così. Guardate chi si è svegliato, ha sentito, il profumo, Hai sentito? Vuoi un pezzetto di cioccolata, Mario? Guarda qua che ti dopo va. Ciao. Ti piace? Fondente, come ti piace a te, sai? Buona? Una parola, dimmela, buona. Adesso dobbiamo friggere. Qui abbiamo l'olio di semi. L'olio di semi e va benissimo. Girasole o arachidi. Lo portiamo a temperatura. Nel frattempo controlliamo. Si è incollata sta pasta, cioè è una cosa assurda. Dobbiamo far incollare la pasta, ragazzi. Vedete, si è attaccata un pochino, va bene? Perfetto. Col rum non l'ho assaggiata questa. È un'altra cosa. Più buona. Ammazza, è buona. Assaggiamo. Senti che robetta, vai. Spettacolare. Proviamo se l'olio è caldo. Vedete come frigge? Guardate, è pronto. Vado col primo ritiro. Perché ho messo sotto un vassoietto con i burrini? Perché così l'acqua va via, perché se è troppo ricca di acqua poi fai schizzi, ok? A parte poi schizzi come sempre. Carta assorbente. Il primo nido, e intanto friggiamo pure la seconda, quella per mamma, con la crema di banana al rum. Tiro fuori il gelato. Ho preso un po' di gelato artigianale, un bel colore. Ah, pronta anche questa. Tengo tutto, prendo il primo nido e lo metto così. Ok. Con un cucchiaio bagnato nell'acqua calda, come facciamo nel ristorante, fate così, guardate. Ecco qua. Facciamo la seconda. Eccolo qua. Nido di pasta. Ed ecco qua il cioccolato. Poi due scagliette, così, per ricordare questa festa mondiale del cioccolato. Ed ecco qua, ragazzi. Mi piace da morire, bello, Sono contentissimo. Adesso assaggiamo. Io assaggio quella da grande. Assaggio quella da grande con rum. Così. Ragazzi, una bontà. Non puoi capire. Rifatelo. Ci vuole niente. Avete visto? Io faccio i dolci semplici, ma buoni. Ragazzi, non potete capire che bontà. Rifatelo. Buona festa di cioccolato a tutti quanti. Mamma mia, è buono. Mm.